chiudere? Come l'abbiamo aperto, lo chiudiamo. Avanti il primo cliente. Sei sicura che questa è la porta giusta? Sì, dovrebbe essere questa, di un centro estetico fantastico. Le nostre mamme ci hanno fatto proprio un grandissimo regalo. Ciao ragazze, ma siete qua per il centro estetico, anche voi in coda? Sì, io direi che però lei ha proprio bisogno. Sì. Come? Che bello, aspetta, il centro estetico nuovo, in questa zona ne mancava proprio. Si vede. Speriamo che ci mettano in stanze separate. Infatti. Il centro estetico è aperto! Yeah! Noi siamo qui per i trattamenti. Le nostre mamme ci hanno regalato questi. Vediamo, vediamo. Allora. Ma avete il trattamento all inclusive! Siete state fortunatissime! Che bello! Che cosa significa all inclusive? Che potrete fare tutti i nostri trattamenti. Ok, speriamo bene. Sarò io a fare i trattamenti a voi. Adesso vediamo cosa dice la ruota. Bene, chi di voi vuole fare il massaggio stimolante? Vabbè, lo farò io. Speriamo sia buono questo massaggio stimolante. Adesso tocca a lei. Scusa, non vi ho chiesto come vi chiamate. Siamo Chiara e Sophie. Bene, Sophie. Chissà cosa ti riserverà il futuro. Vai già da gira la ruota. Fantastico, il trattamento a chilometro zero. Sei stata super fortunata. Cos'è stata così fortunata? Non dirglielo così. Che bello, sono stata più fortunata di te. Uffa, lo volevo fare io. Vi accompagno i lettini. Accomodatevi. Mettete le bende. Cioè? Non potremo vedere quello che succede? Non vi preoccupate, dopo i trattamenti diventerete come lei. Chiara, sei sicura che vogliamo rimanere? Ormai siamo qua, diventeremo belle. Speriamo in bene. Ok, bendatevi, iniziamo. Buongiorno signora estetista, io sono qua solo per lei. Sono venuta a fare tantissimi trattamenti. Guardi, ho portato tutto quello che necessita per fare proprio bella figura. Sì, sì, certo. Credo che ne abbia proprio bisogno. Comunque, da quale trattamento vuole partire? Ne vuole scegliere uno? O giriamo la ruota? No, scegli, posso dare il tuo? Scegli tu quello che vuoi, quello che tu pensi sia meglio per me. Credo che lei abbia bisogno di un esorcista. Volevo dire, vediamo, giriamo la ruota che è meglio. Qualsiasi cosa esce sarà utile, sicuramente. Bene, partiamo con a tutto viso. Meno male. Sì, mi toccherà lei con tutte le sue mani fatate vis-à-vis. Ok, visto che voi vi state rilassando, iniziamo col massaggio stimolante. Ecco qua, è tutto il necessario per questo massaggio molto particolare. Ragazze, rilassatevi e non pensate a niente. Io vado dall'altra cliente, che è là fuori che aspetta e ha tanto tanto bisogno. Giada, pensaci tu. Iniziamo. Che bello, inizia il mio relax. Guardate la nostra amica, iniziamo. Quale amica? No, nessuna. Sento qualcosa che si muove. Qualcosa che striscia viscido. È un po' freddo. Oddio.
Signorina, non si preoccupi, si può anche addormentare, fidati di me. Sento qualcosa di strano nei capelli. È normale? Sì. Ultimo. Ok, adesso lei si rilassi, sta qua una bella mezz'oretta. Sei sicura che posso stare qui? Sento qualcosa che si muove. Cara Sophie, adesso tocca a te a fare il trattamento. Vi ricordo che questo è il chilometro zero. Ok, iniziamo. Ne mettiamo una qua, una sulle gambe, una sulle braccia, una qui, poi l'ultima. Wow, ma è una sensazione magnifica. Tornerò sicuramente a fare questo trattamento. Noi abbiamo solo trattamenti innovativi. Vi lascio qui a riposare. Non è per niente male questo posto. L'avevamo giudicato proprio male. Sì, mi sto quasi abituando a questo striscio di massaggio. Molto bene, per il vis-à-vis ti dovrai accomodare qui. Mai volentieri. Da cosa iniziamo? Ci devo ancora riflettere. Fammi un po' vedere qua. Allora, girati così, poi girati di qui. Sì, guardiamo questo. Ok. Allora, il primo trattamento sarà sicuramente quello di una bella maschera all'uovo. Oh, per lei questo è alto. Ok, partiamo. E voilà! Ora non ci resta che intingere e spalmare. Intingere e spalmare. Prima si mischia bene, perché ovviamente se no non agirà. Mi raccomando, bambini, non lo fate a casa. Ci vogliono dei professionisti. E i genitori. Anche perché poi rischiate una bella punizione. Fate una cosa, mettete giusto un like e nient'altro. Sono pronta. Ma mia cara ragazza, mi sono dimenticata di chiederti come ti chiami. Sono Dario. Sono Dariana. Sei pronta? Al primo tocco sentirei un po' di freschetto. Ci siamo. Ecco qua. Un po' sul naso. Vedrai, questo è un tocco sano per la pelle. Sento già che fa effetto. Ora ne mettiamo ancora un pochino e poi lasciamo agire. Bene, Dariolana, ecco qui, queste sono per pulire il viso e ora le passiamo per veleno. Non mi chiamo Dariolana, ma chiamami come vuoi. Va bene, Dariolona. Ecco fatto. Non ti senti molto meglio? Molto meglio. Oh, e ora passiamo al trucco. Come trucco? Ma io sono bella al naturale, non vedi? Sì, sei molto bella al naturale, ma io ti voglio fare ancora più bella. Qui come andiamo? Che bella cliente! Hai visto? Diventerai ancora più bella. Ok, ragazze, continuatevi a rilassare. Noi recupereremo gli oggetti che abbiamo usato per i vostri trattamenti. E poi, e solo poi, potrete aprire gli occhi. Sì. Togliamo questo. Tutto bene? Se sentite un forte odore? Tutto a posto, eh? Non ci fate caso, è bio. Che schifo. Ok, dai, togliamo anche questi e abbiamo finito. Ok, ora potete aprire gli occhi. Vi accompagno al percorso sensoriale. Ah, io sono super rilassata. C'è solo un odore strano. Sa, quando usiamo il materiale bio, alcune volte si sentono degli odori particolari. Ah, che bello, adesso andremo a fare il percorso sensoriale. Chissà che cos'è. Dai, andiamo, sono troppo curiosa. Sì, anch'io.
Ok, ho una vasta scelta per i suoi colori. Vediamo, lei è più sui colori di terra, sui colori del mare e del cielo. Sì, scelga lei, mia cara mamma Nadia. Ah, bene, allora, questo sarà un ottimo blush. Perfetto, e ora da quest'altra parte. Come ti senti, cara gariolina? Ma quando mi tocca lei, mi sento bellissima. Ora passiamo all'ombretto e stiamo su un bel oro. L'oro mi dona tantissimo. Chiudi gli occhi. Guardate che meraviglia questa ragazza! E via! Non oso immaginare, sarò bellissima per lei! Ok, eccoci al percorso! Si inizia dalle palline, poi si va agli insetti e alla frutta e poi si prosegue. Scusa, ma gli insetti a cosa servirebbero? Ma va, serve per migliorare la circolazione. La cosa che mi preoccupa è quella cosa marrone. Che cos'è? È sparita. Ok, fin qua tutto tranquillo, molto bello. Adesso devo andare negli insetti, ma so che servirà per la circolazione. Ok, proseguiamo. Ah, mi ha morso qualcosa. No, non mi interessa la circolazione, fammi andare via. Ok, fin qui tutto tranquillo, dai. Oh, questa sì che è soffice. Mi sa che rimarrò molto più tempo qua. Ok, sono molto spaventata, ma ce la posso fare. Non so cosa sia, ma posso farcela. Oddio, che cos'è? Non capisco. È fresco, ma ha l'odore della cacca. È meglio che me ne vada subito. Oddio, è soffice. Va molto meglio. Ma è tutta appiccicosa, rimane attaccata ai piedi. Non capisco. Brava, hai finito il percorso. Adesso potremo friggere i piedi. Ah no, scusi, potrebbe pulirli. Su quell'asciugamano. Friggere? Vabbè, forse ho capito male. Bene, se ce l'ha fatta lei, ce la farò anche io e sicuramente meglio. Allora, partiamo dalle palline. Tutto ok. Mi sento molto rilassata, mi sento i piedi molto freschi. Adesso devo passare a questi insetti che mi stanno guardando e li temo un pochino. Sono qua. Non mi piacevano proprio. Sentivo tutte le zappette entrare nel piede. Non mi sono piaciuti. Sono passata alla frutta e alla verdura. Qui c'è un buon odorino, un buon aroma. Mi viene quasi voglia di tagliare un bel piatto di frutta e mangiarmelo tutto bello fresco. Però passiamo al prossimo. Wow, che bello, questo è tutto bello soffice. Mi sento molto confortata. Mi ricorda il mio letto quando dormo sdraiata sul mio bel materasso. Ok, adesso questo odore ti metta a me. Non mi convince per niente. Non so proprio cosa fare. Vado o faccio un salto? No, non si può saltare. Per sentirsi meglio devi fare anche questa piscina. Ok, allora entrerò. I piedi tutto molliccio, tutto viscido. Schifo. Ah, qui sì che mi diverto. Sarò qui almeno un'oretta. È così divertente. Posso anche fare dei disegni coi piedi. Ah, vedi quanto benessere questo trattamento.
adesso? Allora mi devo accomodare qui? Sì, prego, signorina Dariana. Allora, ora faremo una bella seduta di luce pulsata. Che con tutta quella barba, volevo dire con quei baffi, con quel... Vabbè, per la peluria, di noi donne. Sì, mi è sempre piaciuta un po' di barba. Allora, questo è il laser, quello per i peli più deboli. Questo è il laser per i peli un pochino più fortini. E questo è quello adatto a lei, cioè quello grande, perché lei ha dei bei peli, una bella peluria. Da dove iniziamo? Mi scusi, cosa sta facendo? Sta tentando di baciarmi? Cosa fa? Cosa fa? No, 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 volevo solo posizionare la bocca nel modo migliore per lei. Ok, allora pulsiamo un po' qui, un po' qui, credo che qui... Come sta venendo? Benissimo, ci vorrà solo un anno, credo, per togliere tutta questa barba. Ho tutto il tempo che vuole. Adesso vi beccheremo dei brillantini e sarete meravigliose. Ok, non vedo l'ora. Ok, iniziamo con le stelline. Se ne metto una... Ti metto dei cuoricini? Sì, dei cuoricini! Ta-da! Siamo bellissime! Stupende, meravigliose! Torneremo in questo centro! Sì, sicuramente! Sì! Oh, hanno detto che torneranno, Giada! No, no! Io un'altra giornata così non la posso vivere! Lo chiudiamo, vero? Certo che lo chiudiamo! Vai a mettere l'insegna chiuso! Corri! E voi, amicetti, se volete venire anche voi nel nostro centro estetico, non venite perché è chiuso per sempre! Che ore sono? Le 8, vabbè! Le 8 del 15 agosto, amicetti! Sapete questo che cosa vuol dire? Dario! Sveglia, sveglia! Che succede? È festa! È il 15 agosto! Questo significa che oggi saremo serviti e riveriti e non avremo rotture di scatole, né niente del genere, soprattutto dai nostri figli! Giusto? Ma tu mi svegli per questo? Sì, continua a dormire, continua a dormire. E ovviamente faranno tutto quello che vogliamo noi. Andremo a fare la spesa. Ah, no, niente spesa, perché oggi è il 15. Niente spesa, meno male, cioè, la faccio sempre solo io qua, la spesa. Dai, vai, torna a dormire. Ma perché l'ho svegliato? Sì, faranno tutto quello che dico io. Oggi è giornata di relax. È vacanza anche per me. Non si fa niente, di niente, di niente. Solo relax. Anche per me. Niente, di niente, di niente. Torna a dormire. Buonanotte. Oggi è il 15 agosto, che bello! È Ferragosto! Ricky, Ricky! Ricky! Incendio, incendio! Okay. Oggi è Ferragosto! Siamo tutti ferro da stiro. Ferragosto! Ferragosto, vero? Oggi è il 16, il 15! Che bello! Andiamo a svegliare mamma e papà! Sì, sarà la mia giornata, la giornata di Riccardo questa! Ah, è anche la mia! Andiamo, andiamo Cesarino, andiamo, andiamo! Mamma, papà! Mamma, svegliatevi! È Ferragosto! Agosto ferro! Ok. Ecco, ci risiamo! No, carine, io l'ho già detto! Oggi è Ferragosto ed è il mio giorno! I giorni di ferie sono miei, tutti gli altri sono vostri! Quindi oggi non si fa niente di niente! Sì, ci si riposa, ci si rilassa, se volete dopo si va a fare un bel giro distensivo! Che cosa? Ma che cosa? No, noi vogliamo fare il giro dei negozi! Questo è il giorno nostro! Ma fare relax, io voglio tutto scoppiettante! Io voglio andare in giro per negozi, a fare shopping! Sì, io voglio fuochi d'artificio al McDonald's, altro che relax, relax! Ho detto che ve lo potete dimenticare! Lo scoppiettante! Lo scoppiettino! Scoppiettante! Ecco. Tu vuoi andare? Se vuoi, vai tu con loro! Io no, no, relax. Io voglio stare qua con te! Puro e semplice relax! Dai, un giretto al parco almeno! Sì, dai, un pochino, non chiediamo tanto! Negozi, scoppiettanti! Va bene, ok! Ok, cosa?
porto, dovete essere di ritorno, perché dobbiamo andare a fare la passeggiata distintiva, giusto? Che ne dite? Che bello! La passeggiata estiva! Sì, sì, è bellissima la passeggiata digestiva, andiamo! Ci siamo liberati per un'ora e mezza, quindi io filo in doccia e tu dormi, dormi, beh! Sono numero uno, veramente! Dormi, tu dormi e io doccia! Doccia, non doccia, doccia! Vado! Vieni, 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 vieni! Adesso gliela facciamo vedere noi! Altro che passeggiata digestiva! Io ho già digerito da ieri sera! Adesso sai cosa facciamo noi? Rubiamo carta di credito, chiave di casa, marshmallow! No, marshmallow no! E li chiudiamo in casa e poi ci andiamo a comprare tutto quello che vogliamo e facciamo baldoria, dai, eh! Sì, che bello! Guarda, guarda, fai piano! Vediamo! Guardate, eccola! La nostra bancomatta! Andiamo, però mi devo vestire! Dove sono le chiavi? Sono queste le chiavi? Non lo so, sono queste le chiavi! No, non sono queste le chiavi! Ok, il papà dorme, andiamo! Un bascio proprio! Ok! Ci siamo! Chiudiamoli dentro adesso! Sì! Andiamo, andiamo! Sì. Ci siamo! Andiamo! Di qua! E qua! Sono già stanco! Questa è una bella salita ripida, ragazzi! Giada, guarda che bella chiesa che c'è! Non mi frega niente, dai! Andiamo al centro commerciale! Ma è fantastica, questo è un monumento gotico ammirato! No, Giada, dove vai? Che bello, che bello! Siamo arrivati al centro commerciale! Ciao, Giada, ciao, ciao! Sì, il Ferragosto sarà stupendo! Andiamo a comprare i fuochi d'artificio, eh! Guarda! Guarda che belle spade, le compriamo? Mi hanno dato l'Oscar per il miglior attore non protagonista! Bravo, Ricci, ma non è vero! Che bella! Si illumina anche, guarda! Vabbè, io continuo! Sono io che sono! No, prendine una sola, questa è la mia! Questa è dedicata a Giada. Li prendo ognuno. Ah, tu hai questi? Giusto. Vabbè, io prendo quello giallo, dai. Ma io ce ne ho già tre. Ah, vabbè, ne prendo uno anch'io. Io ne voglio mangiare uno. No, vabbè, dai, questo non lo voglio. Andiamo. Che bello avere la carta di credito della mamma. Anzi, una carta di debito. Poi ve li spiego la differenza. Ok, adesso dammi le mie caramelle. No, i righi. Sì, ma stai calmo. Scusa, Dario, ma ancora dormi? Cioè, è passata... Quanto è passato? Fatemi guardare. Un'ora e mezza? Ho fatto un'ora e mezza di doccia. Scusate, Dario, sveglia da lì. Ma i ragazzi dove sono finiti? Non lo so dove sono i ragazzi, li hai mandati tu via? Non lo so. Io gli avevo detto un'ora e un quarto, chiamali subito. Telefonagli subito, perché io devo andare a fare la camminata distensiva, eh. Non vedi come sono agitata? Mi devo distendere. Dai, forza, chiama. Sto chiamando. Io non lo so dove sono finiti quei due lì. La camminata distensiva. Stai calma, sta squillando, stai calma. Tanto arrivano, di sicuro. Dico qua, tu gli hai detto di venire a casa. Continua a squillare, non sta rispondendo. Fa sentire. E squilla. Lo so, sta squillando. Ma magari non lo sente, dai. La camminata è stata la camminata distensiva del 15 agosto. Io li ammazzo, Li ammazzo. Dai, andiamo a cercarli. Andiamo al parco. Dai, sbrigati. Siediti da quel letto. Meno male che ci dovevamo riposare. Oggi niente spesa, niente immondizia, niente di niente. E invece li devo alzare. Dai, più forza. Sto arrivando. Prendi le chiavi. Dove sono le chiavi? Dove le messe? Ma ragazzi, mi sento tutto frizzare, cosa mi hai fatto? Mi ha avvelenato! Ma che? Massa, io voglio un hamburger con l'uovo al tegamino sopra. Ho deciso. Adesso me lo vado a prendere. Ricky, ma tu cosa ti compri? Sì,
boh. Ricky, ma sono sporca? No, no, sei pulitissima. Ah, oh, sì, il paradiso del cibo. Ah, ho l'imbarazzo della scelta. Io ci ho già questo per mangiare. Al Mac no, perché ci ho già fatto colazione. Però comunque voglio di hamburger. Andiamo da quel negozietto laggiù. Guarda, ma che roba che c'è qua. Un bicchiere ghiacciato, fa le patate dolci con la maionese. Ah, adesso sono bello pieno, posso andare a sfidare quella della sicurezza che non fanno niente. Ok, ma io vado ad andare da Claire's a comprarmi le cose. Andiamo! Giada, ma io voglio un gelato, ho fame. Ho tanta fame, voglio il dolce. La vuoi aprire o no? Non abbiamo la chiave! No! No! Come facciamo adesso? Non lo so! Hai guardato bene di là? Aspetta! Ma che sei andato in bagno? Chiamiamo gli artificieri! Ma quegli artificieri? Siamo a Porto, in Portogallo! Chi chiama gli artificieri italiani? Non so, qui ci sono i pompieri qua vicino, aspetta! Ok, allora... Chiama i pompieri! Vai a chiamarli di là dove ci sono i... Non so il portoghese, non so! Dove ci sono i tombini aperti e le finestre con lo strapiombo! Fatemi fare mente locale. Cosa può essere accaduto? I ragazzi sono usciti. Gli ho detto tornate qui per la camminata distensiva e... Cosa? Ci hanno chiusi dentro! Su serio? Ma sei sicuro? Ci sono gli indizi? Sicura? Li conosco! Aspetta che prendo l'impronta digitale dalla vaniglia. In più che mi hanno chiusa dentro, mi hanno chiusa dentro con un cretino! E adesso cosa faccio? Ma dov'è il cretino? Lo so io. Ah, io non lo vedo. Dov'è? Forse è Cesare, ma volta di Giada. Il peggior 15 d'agosto della mia vita. Amore, ma ci sono io, non ti preoccupare. E questo è il problema. Non ti preoccupare, amore, ci divertiremo tanto. Dai, la casa è grande. Non devo buttare immondizia. Non ti viene ancora un po' di sonno? Non devo fare neanche la spesa. Sì, vado a dormire. Ciao. Aia. Ricky, ti porto io in un posto bellissimo per fare i compere. Dai, andiamo. No, io devo andare a prendere il gelato. No, com'è che ci siamo attorcigliati qua? Yeah. Ok. Gratis? No, Giada, ma ti ricordi cos'è successo l'ultima volta che abbia fatto gli orecchini? Ecco, che la mamma si è arrabbiata tantissimo e ci ha messo in punizione. Ma ci avremo un'idea, togliemi! Ma quale idea? Non c'ho neanche i soldi io. Allora lo scelgo subito. Questo qua, quello con fiori con i petali rosa. No, la mamma mi ammazzerà! Di nuovo! Adesso scelgo tre cose e poi faccio gli orecchini. E io mi provo questi cerchietti bellissimi. Provo Pikachu. Sto bene? Guarda lo specchio. A chi waggo, ciao. Scelgo delle unghie finte, allora, tipo queste qua. Scelgo queste qua, prendo il cestino. Ho preso anche dei braccialetti. No, Giada, assolutamente no, ti prego, come posso convincerti a non farli? Le tue orecchie sono perfette così, no? Ma anche l'altra volta le abbiamo fatte. No, questa volta no, abbiamo imparato la lezione, quindi no. Io mi chiedo e li faccio. No, ti prego Giada, non farlo. Che bello fare gli orecchini, solo che ho paura, guardate. Paura di cosa? Sono chiusi. Capisco. Allora, alla fine ho ceduto, però Giada non capisce niente di inglese, quindi devo tradurre tutto io per lei. Vabbè. Secondo te io sono in inglese? Sta per fare gli orecchini. Ho un po' di paura.
prendo questo. Oh, oddio, prendo anche questo. C'erano dei cestini lì. Eccoli, i cestini. Che ferragosto da incubo che usa qui, Natel. Con quello lì. Amore mio, ti faccio un bel cafferino, che ne pensi? Va bene, un cafferino ci vorrebbe proprio. Vedrai, amore, che andrà meglio con questo caffè, dai, così sarà una giornata distensiva, ci rilasseremo un po'. Ah. E saremo tutti tranquilli, contenti, con un buon caffè e vedrai che andrà tutto benissimo. Ma questo non è il mio caffè! Ero solo al pensiero, ero solo agitato per questa cosa qua. Non ti preoccupare, te ne preparo subito un altro, tranquilla. Ti devo dire una cosa. Abbiamo finito le cialde! E adesso per un caffè tutto questo casino. E dai! Amore, è rimasta la schiumetta! Adesso è l'ultima e quindi adesso possiamo andare a pagare che ci danno altri 3 oggetti. Abbiamo comprato tutto. Cavolo, si è fatta sera? Sì. Dici che la mamma si arrabbierà? No. No, lei dice no, infatti si arrabbia con me solo, sempre. Mi metterà in punizione. Mi sa che mi metterà anche a me in punizione. Visto che ormai è tardi, ci metterà in punizione sicuro. Andiamo a prenderci un gelatino? Va bene. Andiamo. Già, beh, ok, siamo quasi arrivati in hotel. Però la mamma mi ammazzerà, ho troppo paura. Come no, facciamo a scontrare questi occhi? C'ho un piano. Allora, da Claire's... Ah, un piano. Io da Claire's ho comprato questo sangue finto. Vediamo, sangue finto. Ok, cosa ci facciamo col sangue finto? Allora, metto il sangue finto sul ginocchio e facciamo finta che mi ero fatta male. Quindi la mamma non guarderà l'orecchio, ma guarderà che, me. Ma che cos'è, Hansel e Gretel? Non siamo nei film qua, non ce la faremo mai. Sì, invece, dammi questo. Sì, così, ma così mi scriverà ancora di più perché ti sei fatta male sotto la mia supervisione. No, no, no. Vabbè, non mi sembra un ottimo piano, okay. Però io non ho idee migliori. Dai, andiamo. Quindi va bene così. Mi fa male il ginocchio anche a me. A me veramente. Troppo che. Che destro sarebbe? Ok. Sì. Ok, mettiamole pochissimo. Ok, ma. E che è quasi finito. Ok. Andiamo via. Sono arrivati. Sono loro. Sì, li vedo. Stanno per entrare. Maledetti. Ecco, lo sapevo. Mamma, è successo un casino. Perché voi due nel momento del bisogno non ci siete mai, ci lasciate sempre da soli e succedono queste cose. Mi ho difesi. Lo sapevo io, Dario. Dammi la mia bambina. Questa bambina si è rotta. Mamma mia, in caso, ma come avete fatto a chiudervi? Ci avete chiuso dentro? No, no, l'hotel. Ma noi non abbiamo fatto assolutamente niente. Sarete in punizione, amici. Ma come si fa? No, piano, piano. Ragazzi, sta scrivendo. Ah, sento il dolore per lei. Ma pure se viene, è tutta colpa vostra. Ok, sto bene. Ok, sto bene. Quanto ti fa male da 1 a 10? 10. 9, no, secondo me 10. Allora. 9. Oddio, sarà rotto. Sicuramente. Dai, ah! No, non toccarla. Ti fa male? Togliamo tutto. Togli questa mano. È rotto, mi sa che penso che sia rotto. Andiamo all'ospedale. Allora, siamo in Portogallo, non ci sono ospedali. Amicetti? Perché è una emorragia interna che per osmosi è il sangue. Amicetti? È uscito. Ragazzi! No, è l'osmosi. Ragazzi! Cosa sono questi? Orecchini! Sangue finto! Orecchini! Ah, sto più di prendo! Io li ammazzo! Vola, vieni, vola! Amicetti! Mi sono proprio annoiando. Anche noi. Allora ragazzi,
ragazzi, io salgo un attimo. Mi raccomando, non fate casino, eh? Ma certo. L'unica raccomandazione è questa. Vabbè, io salgo. Cuscinate? Sì. Io vado a prendere il monopattino. Qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi cosa voi stiate facendo, posso arrivare e schiacciare questo pulsante dicendo freeze, e in quell'esatto momento vi dovrete congelare, e chi si muove per primo perde e pagherà pegno. Ora mettete tutto a posto, forza, mettete a posto, freeze. Vediamo chi perde per primo. Allora, abbiamo la nostra Emuccia. È su un piede. No. Ah, vabbè, però vediamo quanto resistono questi altri due. Emma, veramente la resistenza è zero, eh? Emma, mi dispiace, hai perso. E ora dovrai fare una penitenza. Volete? Ma voi rimanete lì per sempre? Ah, che bravi! No, state, eh! State pure, va bene, dai, vi scongelo. Scongelati! Potete riavviarvi. Ok, ragazzi, dunque, ma stavo pensando a una bella penitenza per Emma. Tu già hai in mente qualcosa per caso? No. Perché io stavo pensando che quasi. Una bella pucciata di faccia nella farina, Emma. Ti piacerebbe? No. E invece sarà proprio la tua penitenza! Eccoci pronti, Emma! Sei contenta? Guardate che bello! E adesso Emma cucirà tutta la faccia dentro! Forza, Emma, dai! Non lo vuoi fare per caso? E invece ti tocca! Così imparate a fare tutto quel casino! Forza! Ma come sei diventata carina! Sembri Olaf! Giada! Sembra Olaf! Ma la farina non si mangia, ragazzi! Oh, ma perché? Ah, non dovevo farlo! Vabbè, siete molto belli! Volete fare una foto di coppia? No! Bellissimi! Oh oh! Nell'occhio! Nell'occhio, no! Mannaggia! Oh, bravi, avete quasi riordinato tutto, bene! Dai, adesso giochiamo alle ragazze! Andiamo! Ok, bene, dove andate? In camera tua? Sì! Ok, fate i bravi! Ok, amici, finalmente un po' di pace, però come gli avevo promesso andremo a vedere che stanno combinando e vi farò un altro scherzetto. Dunque, allora, penso proprio che userò questo e vi farò un piccolo scherzetto. Ma guarda che carini che siete! Pausa! Immobili! Vi ho frizzato, fatemi un po' vedere qua, quanto siete carini! Ma madonna, che dolcezza! Ma che bel vestitino, Ricky, bellissimo! Ma secondo me manca un tocco di qualche cosa.
Aspetta. Ehi, 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 qui ci si sta muovendo. Allora, qua mi sembra che manchi un po' di rosso. Oh, adesso sì. Sì, 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 adesso. Oh! È caduta la spugnetta, ragazzi. Comunque, non mi sembra niente male, ma quasi quasi raggiungiamo tempo qua. Sì, 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 molto meglio, molto meglio. Ehi, ehi, ehi! Non mi sembravi in questa posizione prima? Giada? Ti sei per caso mossa? Vabbè, ragazzi, mi sa che qui questa challenge l'ha persa Giada! E dovrai fare una piccola penitenza. Siete liberi! Quindi Giada hai perso e la tua penitenza vuoi sapere qual è? Sicura che lo vuoi sapere? La tua penitenza sarà bere un bel bicchiere di acqua e sale! Sei contenta? No? No? Andiamo giù e beviamo questo bicchierone. Allora, quanti ne mettiamo? Ne mettiamo uno! Due, facciamo tre e ecco qua, acqua e sale per la nostra Giada. E siamo pronti per la penitenza di Giada. Forza Giada. Dunque, com'è? È buona? Allora puoi finirla, dai. Sì, di più. Qui, che la finisci. Su. Tutto. Dai. Su. Un altro. Allora, non è valido. Vabbè, ragazzi, va bene, dai. Facciamo che la passata, che dite? Per stavolta. Per me no. Vabbè, per Riccardo no, per Emma e sì. Facciamo finta che l'hai passata. Va bene. Ora che dite? Facciamo merenda? Sì. Ok. Sì. Oh, ma come siete carini, finalmente tranquilli, direi che free. Oh, mi hai beccato. Niente, ha perso, ragazzi. Finalmente la penitenza per Riccardo sarà atroce. Volete sapere qual è? Bene, dovrà rimettere il vestitino da signorina, un pochino di rossetto, prendere il monopattino di Giada e farsi tutta la via qua fuori. Sì. No, no, io non lo faccio. Sì, Ricky, devi per forza, se no perderai la challenge, è un peccato che tu la perdi. Ho già buttato la faccia nella farina, basta, no, no. Bene, se non te l'avrei chiesto, mi spiace. Pagherà pegno, vero ragazze? Vabbè, dai, non tutta la via, solo un pezzettino. Ok, mettiamo questo bel rossettino. Brava Giada. Splendore. Eccola, un po' in un labbro superiore. Ok. Rosetto. Ma non qua. Basta. Sei tremenda. Ok, ora devi mettere il tuo vestitino. Vado e torno. Guardate quanto è carino. Ok, monopattino. Sono pronto, è qua. Eccolo qua. Forza, andiamo a farci un giro nella via, no? No, no, dall'altra parte, più carino. E già, ci sono i cani. Sì, vai verso il centro, forza. Fino a un certo punto poi puoi tornare. Tanto ci sono i cani, così ci sono. Vuoi dire qualcosa? Io odio. Guardate quanto è carino, sempre Giada. Oh. No, c'è il signore! Andiamocene, andiamocene. C'è un altro giro che potresti fare. Dall'altra parte. C'è il signore, non lo puoi salutare. No, io vado di là adesso, no, c'è il signore di là. Dai, ultimo giretto e poi giriamo, abbiamo finito. Vieni con me. Maledette che abbiamo. Va bene.
un pochino riposare. Lasciamo qua il telecomando della posa challenge. Ah, mi faccio ancora addormentare. Mamma, freeze! No, ragazzi. Cosa? State facendo? Vieni, Emma. No. No. No, 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 no. Non vi faccio niente se mi sto... Giada, amore. Amore. Mi scongeli. Scongelate la mamma. Dai ragazzi, veramente! Aiuto! Perché tu ce l'hai fatta a noi! Se non mi liberate subito, non vi faccio il bucato per 8 anni! Oh. Allora noi ci andiamo di casa, almeno. Abbiamo finito! Ciao ciao! Ciao. No, dai ragazzi! Oh. Vuoi dire no, mi dovete... Cioè, mi dovete scongelare! No, no. Ragazzi, dai, no, amicetti, aiutatemi voi, iscrivetevi al canale, per favore. Ragazzi. Finalmente ho finito di fare i mestieri. Ora devo andare a fare la spesa. Quindi adesso vediamo se Giada sveglia, che magari vuole venire con me. Ehi, Giada. Oh, sta dormendo come un angioletto. Vado a svegliare Ricky e gli dico che deve badare a sua sorella oggi. Ricky! 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 Sveglia! Ricky! Oh, finalmente! Oh, bro! Ma che vuoi a quest'ora? Già rompere le scatole, mamma! Dai, lasciami dormire un po'! Ma che dormire dormire? Sono qua solo per dirti che tua sorella sta dormendo di là e tu devi badare a lei mentre io faccio la spesa. Tornerò fra un'oretta e mezza, massimo due. Mi raccomando, bro, a chi? Poi io ma che c'è? Non mi so. Adesso devo badare pure alla poppante. Ma per chi mi ha preso la mamma? Già no, guarda, io mi stendo e dormo tutta la mattina. Che bello, oggi c'è il sole. Sì, che bello. Vabbè, vado a vedere dov'è la mamma. Ah, amichetti, mi sono vestito, guardate, sto bene. Adesso chiamiamo la mamma. Mamma, mamma. Mi sa che non c'è, vado a svegliare Riccardo. Ricky, Ricky. Sai dov'è la mamma? Riccardo, Ricky! Ricky! Ah, ma chi è Ricky? Io sono Dece da Molfetta intanto. Ma che vuoi, sister brother? Dai, lasciami dormire che è presto, dai. Ricky! Ma come sei strano? Comunque io voglio fare colazione! Con un po' di insalata, no, si scospesa, è presto. Però anche un po' di fame, dai, vai a prepararmi la colazione che adesso mi tolgo sti stracci e scendo. Dai, dai, sister brosco! Oggi è pazzo. Beh, oggi mio fratello è strano. Comunque, se siete d'accordo con me, mettete un like e iscrivetevi al canale. Adesso vado già a fare colazione. Che bello. Oh, sono a fare la spesa. A dopo, mamma. Ah, ecco dov'era la mamma, a fare la spesa. Ah. Ho preso i biscotti, le briochine e i cereali. Di sicuro qualcosa mangerà, eppure io ho già versato l'acqua. Ricky, ti sbrighi! Arrivo, sister, arrivo! Ciao, madonna. Ma come ti sei vestito, Ricky? Che ansia che mi mettete addosso. Come mi sono vestito? Tanto io sono Ricky il Maranza. E se non mi chiami così, ti disfo la stanza. Dai. Sei preparato qua per colazione? I biscotti, i cereali, le brioche. Ma che schifo è? Secondo te li mangi Plasmon, quelli che danno ai neonati bambini di 2 anni? Non sanno di niente, guardate, si sbriciolano. Ciao.
Cioè, guarda, con un pugno piccolissimo si sgretano, guarda, tutti te li sgretano. No, no, non lo fai! No! Mi ha risposto, era una colazione! Vabbè, ce n'è un'altra. Con tutti questi biscotti, sai che mi aiuta? Un po' di sete. L'acqua! L'acqua come? Frizzante, secondo te beve l'acqua frizzante? Il Ricky, il maranza, secondo te beve l'acqua frizzante? Che ma schifo. Tu non sei un maranza! Guarda cosa ci faccio con la tua acqua frizzante. Per terra! La mamma ci ammazza, cosa stai facendo? Che timorosa, la mamma ci ammazza. Dai, dammi un po' di pan di sale, speriamo che sono quelli con la Nutella, ovviamente, eh? Pan di sale senza Nutella. Cioè, ma tu non mi puoi fare questo. Ma cosa stai facendo? L'acqua, dov'è la Coca-Cola? Ma cosa stai facendo? Ti consolerò con un po' di gocciole. Gocciole! Gocciole! Le gocciole sono quella qua, non quella striscia! Che schifo! Io me ne vado. Le gocciole! Dai, che schifo, tu la tavola e il tuo cibo. Ricky, stai sprecando solo il cibo! Vado a prendermi la Coca-Cola. Ma cosa hai fatto? Questa è una vera colazione. Peste e Coca-Cola. Vediamo. Che schifo! Devo dire che il pesto migliora questi biscotti inutili. Sì, sì, buono. Sprechiamoci, togliamo tutto da qua. Sì, togli questa schifezza, lasciami solo la coca e il pesto, va bene? Così non rovina tutta la cucina. Ah, muoviti, lavora. Avete visto cosa è successo a mio fratello? Oddio, è diventato un maranza. Oddio, adesso cosa faccio? Ho bagnato dappertutto, ho lasciato tutti i biscotti. E io adesso cosa gli dico alla mamma? Che è stato un uragano? E poi l'avete visto com'è conciato? Oddio, dobbiamo risolvere il problema. Con la colazione non ci siamo proprio. Forse è meglio giocare a qualcosa. Giocare? Noi maranza non giochiamo. Noi facciamo gli sgambetti ai bambini piccoli come te che giocano. Quanti anni avrai? 2 e mezzo. Oh, io ce li ho quasi 8. Scusami, eppure io gioco ai giochi da grandi, tipo nascondino. Nascondino un gioco da grandi, sì, assolutamente. Vabbè, dai, adesso che ci penso e facciamolo sto nascondino. Tanto sì. Ti batto sicuramente a te che sei una poppante, dai. Dai, ti insegno poppante. Un po' come si gioca. Amicetti, devo far tornare Riccardo normale, carino, simpatico. Forse simpatico non era neanche prima. Però vabbè, insegniamogli le buone maniere, così almeno magari tornerà come prima. Ricky, è Ricky il maranza. Allora Ricky il maranza, adesso conti tu fino a 30. Fino a 30 adesso, figurati, io che dopo il 10 c'è l'11. Guarda bambina, se vuoi conto 2 volte fino a 11, perché mica sono un matematico qua. Laura in ingegneria e tutto il resto, 30 è impossibile, cioè. Allora, mi puoi urlare a cercare con educazione, ok? Sì, tu vatti a nascondere, io conterò con educazione sicuramente. 1. Amicetti, allora, non è che è cambiato molto quando dovete giocare a nascondino, però spero che lui non mi verrà a cercare in delle maniere peggiori, perché ho paura che spacca tutta la casa. Adesso mi vado a nascondere. 9, 10. Ok, mi metto qua dietro così posso monitorare la situazione. 11 e mezzo 30. Quella buffona babbiona non pensava sapessi contare fino a 30. Invece sono bravissimo. Sto arrivando. Arrivo, bella sister. Ti trovo subito. Allora, sotto le sedie non l'ho trovata. Fammi controllare. Fammi spostare quel tavolo. Ok, qua sotto non mi sembra ci sia. Controlliamo il divano. Sono troppo furbo, sicuramente qua è nascosta, sono troppo intelligente. Dai, ti becco. Sa che sei qua, lo so, lo so.
sa, la sa, la scapperà mai dalla legge di Molfetta? Non c'è! Non era dietro al divano! Sopra il tavolino! Qua bisogna usare le maniere forti! Dove sei, stupida bambina? Dove sei? Sei qua sotto? O qua dentro? Dove sei? No, qua non c'è! Dietro la TV? No! In quei cassetti di là forse? Sì, è sicuramente là! Ma chi è che ha lasciato sto casino? Che casa schifosa! Cioè, no, qua non c'è! Ma che ne fregami di sta casa che varrà 5 soldi bucati! Cioè, manca un centesimo! Ricky, ma sei impazzito! Faccio un massaggio dal culetto! Sì, forse è meglio andare fuori, però io ho paura che la mamma mi metta in punizione! Adesso andiamo fuori, dai, vieni! Hai paura delle punizioni, bambina! Poppante! Chi è che ha fatto sta casina qua? Allora, Ricky Maranza, questo è un gioco di disciplina. Va buona. Ora ti faccio vedere come funziona il basket. Vieni. Ma io sono l'esperto del basket. Prendi la mira e tiri. Così, hai visto? Sì, lascia fare a me che sono un campione. Yeah. Dai, dammi qua. No, Ricky, non così! E come se no, Piano! Piano, hai visto che forza che ho? Che bicipite! No, non hai proprio capito! No, me ne vado da qui! Questo gioco fa schifo! Qualcosa non esiste. Oddio, no, cosa stai facendo? Toccano, perché non so giocare. Forse con il basket abbiamo fallito, però c'ho uno sport apposta per te. Vieni con me. Eccoci qui. Il gioco che avevo in mente è la box. La box? E che è la box? L'Xbox, sono un campione, giochiamo a FIFA. Ah, preferisco la PlayStation. Tieni i box. L'Xbox. Tieni qui. Ma qui cosa? Io faccio mani nude. Fatti da parte. Sono il campione dell'Xbox. Xbox. Yeah, sono il più forte. Oddio, ma io pensavo che questo gioco aiutasse con la gestione della rabbia. Invece no. Ma quale gestione? Io c'ho un bicipite da gestire qua. Vieni qua. Fermo! Perché abbiamo distrutto il giardino, abbiamo distrutto dentro casa. E adesso cosa penserà la mamma che c'è stato un uragano? Io ho distrutto, intanto è stato Decio da Molfetta. E adesso tu andrai con lui, cioè con me. E non succederà proprio niente. Ciao belli. Eccoci a casa. Ma che cosa è successo, Vicenti? Perché la porta è aperta? Oh, mamma mia! Hanno anche mangiato qui! Giada, Ricky!
Oddio, è un disastro la casa. Oddio, saranno venuti sicuramente i ladri. Vado su a vedere i ragazzi come stanno. Ragazzi, ci siete? Mi rispondete per favore? Ehi! Ma non c'è nessuno. La casa è vuota. Ricky, Giada! Oh, mi sta venendo una sincopa. Cosa c'è là sul tavolo? Ok, che cos'è questo? Non cercarci? Siamo scappati di casa! Per sempre! RG! Che vuol dire Ricky e Giada? Ma cosa significa questo biglietto? Perché la casa mi sale? Amicette! Si vostri cari.